C'era una volta un grande re che aveva conquistato tutto quello che c'era da conquistare, ma voleva ancora una cosa, la più importante. Voleva le chiavi che aprivano il cancello del cielo, ma non riusciva a trovarle da nessuna parte. Così un giorno il re arrivò a cavallo davanti al cancello, agitò i pugni verso gli angeli che facevano da guardia e gridò: "Non avrò pace finché non avrò le chiavi che aprono questo cancello!" L'angelo rispose: "Sulla terra ci sono migliaia di chiavi che possono aprire il cancello del cielo. Fioriscono proprio sotto i piedi, ma gli uomini continuano a calpestarle. Le potrai trovare anche tu se le saprai cercare. Sono tre quelle destinate a te. Se le troverai, potrai aprire il cancello del cielo." Il re scese da cavallo e cominciò immediatamente la ricerca. Per parecchi anni frugò con gli occhi la terra dove posava i piedi, ma non trovò nessuna chiave. Un giorno, mentre camminava, quasi inciampò in un piccolo albero quasi secco. Gli anni trascorsi alla ricerca delle chiavi lo avevano reso più buono e più attento alle cose piccole e deboli. Allora raccolse l'alberello e lo portò a casa. Gli preparò un letto di terra soffice, lo piantò, lo innaffiò con cura. Poi provvide a sostenere i piccoli rami e il tronco con dei tiranti. Un passante che assisteva alla scena gli disse: "Lascia perdere quello sgorbietto d'albero. Anche se lo salvi, sei troppo vecchio per godere della sua ombra e dei suoi frutti, che te ne importa?" Ma il re continuò a curare l'albero. Proprio in quel momento vide la prima chiave. Era sotto il suo piede destro e sembrava spuntata dalla terra. Era verde come lo smeraldo. Passò dell'altro tempo, il re continuò la sua ricerca. Un pomeriggio d'inverno, durante un forte temporale, vide una bambina lacera e scalza che tremava rannicchiata in un portone della città vecchia. Il re si fermò, si tolse il mantello e lo avvolse attorno alla bambina. Poi la portò a palazzo, le preparò un pasto caldo e cercò dei vestiti che le andassero bene. Proprio in quel momento si accorse che sotto il suo piede sinistro c'era la seconda chiave. Era di color rosso rubino. Passarono gli anni. Il re era diventato un pellegrino vecchio e stanco. Camminava a fatica, appoggiandosi ad un bastone, ma non aveva mai smesso di cercare la terza chiave. Giunse una notte in una piccola città d'Oriente. Cercava un posto per riposare quando una strana animazione tra la gente lo incuriosì. Vide un curioso corteo di persone eccitate che uscivano dalla città. "Che ci vanno a fare in campagna a mezzanotte?" pensò. E li seguì. Arrivò davanti a una capanna malandata che fungeva da stalla. All'interno vide una giovane mamma che cullava il suo bambino. In quel momento il bambino aprì gli occhi. Il vecchio re sentì tutto illuminato da quello sguardo e per la prima volta nella sua vita piegò le ginocchia davanti a qualcuno, mentre il suo cuore si riempiva di gioia perché davanti a lui, fiorita dal nulla, c'era proprio la terza chiave, una chiave tutta d'oro. Aveva trovato le tre chiavi e ora poteva aprire il cancello del cielo. Chi è, secondo voi, bimbi, il bambino che vede il re, davanti a cui si inginocchia? È proprio Gesù. Pensate, questo re ha lasciato il suo potere e le sue ricchezze per cercare le chiavi del cielo. Durante i suoi viaggi è cambiato, è diventato buono e ha aiutato tante persone. E alla fine, il momento più bello, è riuscito a trovare la persona più importante di tutte, proprio Gesù. Anche noi bimbi proviamo ad essere più buoni e attenti agli altri, un po' come questo re, ricordandoci di pensare sempre il nostro amico Gesù. Benedetta da Dio, Ave, o Maria, il Signore è con te, Vergine Immacolata, hai accolto il Signore, tu sei piena di grazia, fonte di purezza, Vergine Madre Santa, hai donato il Signore. Il Signore è con te, il Signore è con te.